diciamo della narrazione, quindi delle fiabe, un po' per vie traverse, nel senso che, ecco, ammetto di non essere un conoscitore della fiaba classica, per cui l'utilizzo della fiaba per bambini, per intenderci, ma ho imparato ad amare il linguaggio della fiaba quando nei laboratori che inizialmente sono partiti dalle arti terapie, insieme con tanti partecipanti abbiamo iniziato ad esplorare il mondo straordinario che attraverso la fiaba si esprime e che è una espressione spontanea di sé. Ecco, in quel momento il linguaggio delle arti terapie, quindi questa indagine intorno al mondo delle emozioni con l'abito buono della creatività, quindi dell'arte, della musica, della danza, automaticamente ha acquisito un linguaggio che sembrava accorpare tutte le altre discipline creative. Quindi il linguaggio della fiaba, che si esprime anche con i colori dell'arte, ma anche con i movimenti della danza, con la drammatizzazione del teatro e al tempo stesso anche con i ritmi della musica. Quindi sì, senz'altro partiamo dalle arti terapie come modo e opportunità per dare forma a dei vissuti. Poi utilizziamo questi vissuti per creare un ponte con gli altri. In questo senso incontrare gli altri e creare relazione, dialogo efficace, dialogo funzionale, che nasce principalmente da questa consapevolezza acquisita che oggi chiamiamo intelligenza emotiva. L'antagonista e il protagonista sono le due figure principali nel mondo fiabesco. In genere, quando ci si approccia al foglio bianco e si inizia a scrivere una fiaba con un personaggio fantastico, in genere, solitamente, il protagonista ha molte delle caratteristiche dell'autore della storia. Però questa scoperta è lasciata alla ricerca dell'autore stesso, perché il linguaggio parla all'autore e dell'autore con un linguaggio simbolico, quindi con il linguaggio della metafora, attraverso un modo di dire senza dire, oppure un modo di non dire, però tuttavia dicendo. E quando c'è un protagonista, c'è sempre un antagonista, cioè qualcuno che si contrappone al protagonista. Ecco, il protagonista è colui il quale viene investito delle caratteristiche dell'amabilità. Il protagonista è il buono del nostro racconto. Però, come in tutte le sceneggiature che si rispettino, anche nella fiaba, il buono intanto esiste in quanto è contrapposto non per forza al male, ma al meno buono, al meno positivo, cioè a tutte quelle dimensioni che appartengono alla conflittualità della persona. Quindi ognuno di noi è al tempo stesso protagonista e antagonista di una storia. Solo che nella maggior parte dei casi noi stessi non ce ne rendiamo conto. Allora che cosa accade? Che quando si scrive una storia autobiografica e si ha la possibilità con pazienza di leggerla, rileggerla, trovare significati che pescano nella storia personale, a quel punto arriva lo svelamento, cioè quel qualcosa che inizia a esprimersi, a porsi all'attenzione dell'autore, non tanto in termini di risposta, ma in termini di domanda. Allora la domanda è: ma non è per caso che una parte delle caratteristiche dell'antagonista appartengono anche a me? E questo è un'acquisizione di quel vertice di consapevolezza che fa sì che ognuno si possa riappropriare anche delle caratteristiche più conflittuali, quelle che noi stessi amiamo meno rispetto al modo in cui vogliamo essere riconosciuti dagli altri,
che tuttavia fanno parte del nostro modo di essere, della nostra personalità, e spesso sono anche le caratteristiche che nel nostro comunicare quotidiano, nel nostro comportarci quotidiano, nel modo di essere nel mondo, arriva agli altri molto prima e molto più forte delle parole con cui invece a volte cerchiamo anche di nascondere questo messaggio, quasi in contrapposizione. Per questo che si parla di un binomio antagonista-protagonista, protagonista-antagonista, dove però dobbiamo cominciare a prendere in considerazione il fatto che entrambi siano facce diverse ma della stessa medaglia. Una delle domande ricorrenti è: come faccio a utilizzare degli strumenti che mi possono servire nel mio quotidiano? In realtà l'attività laboratoriale serve principalmente per acquisire quella consapevolezza su di sé che diventa il modo per imparare a conoscere meglio anche gli altri. E tutto parte dal gioco, dalla creatività. Quindi io utilizzo diverse tecniche, utilizzo i linguaggi dell'arte, della danza, del teatro, della musica, per creare stimoli differenti ma che hanno tutti una matrice comune, cioè la messa in forma creativa delle emozioni. Ma quando il gioco agisce e diventa lo sblocco delle risorse creative, automaticamente chi partecipa a questa attività scopre il modo di utilizzare anche le tecniche. Diversamente, le tecniche non risultano efficaci come dopo averle sperimentate. Cioè bisogna prima di tutto fare esperienza, perché non è il gioco che svela che cosa c'è alla base di una relazione con gli altri, ma c'è una dimensione emotiva che si esprime attraverso il gioco, ma che bisogna possedere degli elementi per poter incontrare. Quindi gli stimoli sono tanti. E ogni volta quando penso ad un'attività da laboratorio, magari so che qualcuno l'ha già fatto, modifico anche le attività, ma perché mi è chiaro dove vorrei che le persone che prendono parte a questi laboratori arrivassero. Poi lo stimolo cambia, non è necessario sempre che sia sempre lo stesso, perché trattandosi di un metodo scritto ha delle attività che si ripetono sistematicamente. Però a condizione ovviamente che ci sia l'elasticità anche di rimodularle in funzione delle finalità del laboratorio stesso. È così che nasce una tecnica. Quindi svelare un segreto non è in realtà qualcosa di possibile, ovvero lo diventa, ma sarebbe un segreto svelato per metà, perché risulterebbe inapplicabile se non ci fosse questo tipo di indagine che nasce principalmente dalla sperimentazione attiva di quello che accade. Faccio un esempio su tutti. Qualche tempo fa, in occasione di una diretta su YouTube, un insegnante mi diceva, io parlavo appunto dei laboratori fatti nelle scuole con le fiabe, mi diceva: io ho utilizzato il linguaggio della fiaba, ma con me non ho io non ho potuto notare dei risultati positivi. Ecco, qui non dipende tanto dallo strumento, perché lo strumento c'è, ma dipende tanto dai mezzi personali di cui poi ogni operatore è in possesso per poter decodificare opportunamente il feedback e utilizzarlo per i suoi scopi, perché altrimenti il gioco può anche essere qualcosa che non dice nulla. Rimane il gioco, non continua, è finito e magari non mi è piaciuto. All'inizio, al c'era una volta, è quella la chiave d'accesso al mondo della fantasia, quindi al mondo della magia. Il mondo della fiaba è il mondo della persona, si divide fondamentalmente in due emisferi, cioè il mondo dell'ordinario, che inizia quando c'era una volta, descrizione della situazione, presentazione del protagonista, delle sue caratteristiche,
E poi c'è un mondo straordinario, un mondo sommerso. È il mondo che inizia nel momento in cui il protagonista comincia ad andare a fondo, incontra il guardiano della soglia, incontra ovvero la persona che pone la sfida, che crea la difficoltà e che lo mette in crisi. Quindi a quel punto l'eroe è costretto a scegliere, ovvero se fare un cambiamento e rinascere oppure non riuscire nel suo intento. E allora, per poter raccontare degli elementi che possano invogliare anche alla rilettura di quel testo delle persone, la magia deve essere dappertutto, perché se si interrompe il flusso della magia, immaginare deriva dal latino, in me mago agere, in me agisce la magia. E già immaginare, già fantasticare che introduci nel mondo della fantasia. Ecco, farlo con le parole rende possibile rileggere tutto ciò che nella narrazione autobiografica ognuno di sé racconta e trovare la magia di quello che poi diventa un cambiamento, perché alla fine del mondo straordinario l'eroe riemerge a nuova vita, ma riemerge cambiato. Ecco, anche davanti alle sue resistenze, quello lo porta verso la conclusione, verso il climax della narrazione, la riuscita della sua opera e poi il leggero declino della dinamica che porta poi al vissero felice e contento. La metafora è una figura con cui si raccontano delle vicende senza però che esse vengano letteralmente citate o affrontate. La magia della fiaba è la metafora, se vogliamo, perché la metafora ha un senso solo quando e se agisce di soppiatto. Cioè è impensabile mettersi davanti ad un foglio bianco e scrivere la propria storia personale senza che questa attivi ogni forma di resistenza nel raccontarsi, nel mettersi a nudo. Nella fiaba in realtà il gioco della metafora rende questo tollerabile, perché la metafora come figura simbolica di un qualcosa che, sì, io lo dico, ma ha un senso per me, non per voi che la leggerete questa storia, perché la metafora dà un senso di protezione alla storia, quindi non fa sentire scoperti. Che cosa accade? Che quando l'autore di quella storia rilegge quella fiaba, nella metafora trova molti significati che sono riconducibili alla sua vita. Allora ognuno per sé è come se dipanasse la matassa di tutti i simboli con cui si esprime la metafora ed entrasse più verticalmente nel proprio vissuto. In quel momento quel vissuto viene portato ad un livello di consapevolezza. Ecco, quello è il momento in cui si viene a contatto con una parte più intima di sé, in genere rappresentata appunto dall'antagonista, che proprio perché racconta dei vissuti, racconta delle emozioni. Quali emozioni hanno caratterizzato la mia vita, la mia esistenza passata? Che cosa ho provato? Magari non lo ricordo, ma attraverso la metafora mi ritorna in mente. Allora comincio a dire, oh sì, ma io allora trovo dei collegamenti con la mia storia. Allora, quando questo accade, la consapevolezza che se ne acquisisce riesce a spiegare all'autore come rimodulare il proprio modo di essere in funzione anche di quelle emozioni per creare relazioni gratificanti con gli altri. Cioè io posso rileggere la chiave dell'insuccesso di alcune mie relazioni a causa di qualcosa che magari è accaduto nella mia vita e di cui non avevo coscienza, ma che ora, riacquisendo questa consapevolezza su un altro livello, mi può portare a migliorarmi nella relazione con gli altri. Ecco qual è dunque il collegamento tra la metafora che risveglia delle emozioni sopite, la rilettura di quelle emozioni che possono aver causato il conflitto e quindi anche la sofferenza, il dolore che è nascosto nel conflitto e nel trauma, e imparare dalla storia affinché il passato non sia più qualcosa che noi subiamo ma diventi una storia a sua volta da cui apprendiamo,
anche ad essere migliori con noi stessi e di conseguenza anche con gli altri. Trattandosi di ragazzi, solitamente si utilizzano strumenti di lavoro differenti. Cioè, per esempio, in classe con gli insegnanti io suggerisco di lavorare con le storie costruite intorno ad una metafora che l'insegnante vuole creare. Ad esempio, c'è da inviare un messaggio, c'è un tema scottante per la classe, ma è una problematica latente. L'uso della fiaba può diventare uno strumento fondamentale per arrivare agli studenti attraverso una via più bassa, una via profonda. Allora l'insegnante può decidere di utilizzare diverse strade. Io l'ho fatto ad esempio utilizzando delle carte da gioco con dei personaggi, facendo in modo che gli studenti scegliessero ognuno una carta. Una carta che poi rappresenta un valore per quel bambino. Ognuno sceglie la carta con cui ci si identifica, c'è cioè una forte proiezione di sé, no? Sull'immagine scelta. Ogni bambino racconta perché ha scelto quella carta, quando si racconta parla di sé, della sua famiglia, dei suoi valori, delle emozioni che provoca il personaggio, spiega perché l'ho scelto, quando l'ho scelto, può anche scegliere l'insegnante di chiedere quale potrebbe essere il contrario per stimolare il linguaggio, la verbalizzazione, la fantasia, l'immaginazione. E poi l'insegnante o l'educatore può guidare nella costruzione di una storia intorno ad un canovaccio in cui inserisce la metafora per far arrivare il messaggio. Diciamo che le tecniche sono tante e molto dipende anche dall'età dei bambini con cui si lavora. Oggi, per esempio, nelle scuole superiori c'è il tema importante della prevaricazione, quindi del bullismo, per cui scegliere un racconto più attuale fa sì che, partendo dai valori positivi della società, possa arrivare ai giovani un messaggio, diciamo, di una certa levatura morale, cosa che, come tu dicevi, oggi si fa anche molta fatica a notare nel nostro tempo. Io, cioè come suggerisco, intanto io suggerisco sempre agli insegnanti che siano i primi a fare un percorso di sperimentazione delle stesse dimensioni che poi si vorranno osservare con i bambini, anche utilizzando il gioco. E con il canovaccio della fiaba questo è possibile a 360 gradi, perché nelle fiabe ci sono tutte le sfumature delle emozioni possibili. Tra l'altro, l'autore, se è l'educatore, se è l'insegnante, io personalmente l'ho fatto con alcune classi in cui mi veniva chiesto un certo tipo di lavoro, può scegliere di far sperimentare tutte le sfumature di emozioni ai bambini. Allora, quando io ho composto per esempio questo lavoro per una scuola di Napoli che mi aveva commissionato questo intervento, nella guida che ho preparato per gli insegnanti ho consigliato: guardate, sto mettendo delle evidenze su alcune parole chiave, sono emozioni o sentimenti. Fermatevi ad ogni emozione, fate disegnare quell'emozione, fate scrivere quando l'hanno incontrata. Fate realizzare il disegno, l'immagine dell'emozione completamente opposta. Spiegate, fatemi prima di tutto raccontare da loro come la vivo. Però tutto questo lavoro ha un senso nel momento in cui anche l'insegnante possegga lo stesso alfabeto emozionale. E spesso purtroppo non è così, perché sono gli adulti i primi che avrebbero più bisogno di approfondire la conoscenza delle emozioni, perché poi tecnicamente ok, va bene, perché se restiamo nell'album della scuola o nel libro delle emozioni, noi ci stiamo lavorando, allora lo posso lasciare alla tecnica, ma se decido di sperimentare quell'emozione attraverso un'attività creativa, pratica, devo essere il primo a padroneggiare quel linguaggio, altrimenti mi può passare addosso qualunque cosa, potrei non accorgermene.
Noi abbiamo smesso di parlare di emozioni, e smettendo di parlare di emozioni, le emozioni che proviamo le chiamiamo anche con nomi differenti. Allora dobbiamo riappropriarci noi per primi di un vocabolario unico per chiamare emozioni e sentimenti con il loro nome, perché sono le emozioni e i sentimenti che oggi costituiscono l'unico filtro all'azione, all'impulso di cui invece sono fatti i nostri ragazzi. I nostri ragazzi, non conoscendo le emozioni, reagiscono aggressivamente perché non hanno il nome con cui chiamare lo stato d'animo. Noi glielo stiamo insegnando, e non insegnando loro perché non lo conosciamo, impediamo che lo conoscano. Allora, da una parte c'è la tecnica, c'è il libro, c'è leggere l'emozione, farci un lavoro intorno a quell'emozione, ma d'altro canto ci deve essere anche un lavoro preliminare che permetta di poter restituire i giusti feedback quando si parla appunto di un linguaggio che appunto oggi sembra essere un po' in disuso, ma stiamo facendo il possibile perché torni ad essere un linguaggio in uso. Mille forme, non è detto che si utilizzino letteralmente le tecniche di cui io parlo, per esempio, nel mio libro sul metodo autobiografico creativo. Quando facciamo o tengo i corsi di formazione con i ragazzi della nostra scuola, io spiego loro: sì, oggi voi state annotando tutti gli esercizi che state vedendo fare, ma domani ne avrete i vostri. Perché è quello che voi sapevate prima di arrivare qui, che messo al confronto con la consapevolezza che acquisirete in queste attività, in questi laboratori, vi daranno delle idee per come riutilizzare gli stessi materiali, ma non è detto che vengano usati letteralmente per come avete visto che sono stati utilizzati. Cioè, un'attività basata ad esempio sull'improvvisazione sonora la si può fare con i bambini, la si può fare con gli adulti, la si fa con gli insegnanti, la si fa con gli anziani, ma ha sempre delle declinazioni differenti. Allora, l'oggetto è lo stesso, la musica come creatività e come mezzo intermediario di una relazione, ma è diverso quello che è possibile osservare, perché diverse sono le risorse delle persone che prendono parte a quell'attività. E questo rimanda alla necessità di formarsi come educatori, come insegnanti, come operatori, per poter padroneggiare un linguaggio che poi vogliamo insegnare agli altri. Abbiamo già presentato una proposta per una mozione finalizzata all'introduzione dell'ora di intelligenza emotiva in classe, a firma della 12ª Commissione, su iniziativa dell'onorevole Maria Teresa Bellucci. Nella presentazione di questa mozione abbiamo motivato come oggi nel nord Europa ci siano paesi che appunto, a dispetto del clima, abbiano una qualità della vita decisamente migliore. Poiché le buone prassi possono ispirarci ed essere un ottimo esempio anche per noi, dovremmo ricordarci che oggi, nel momento in cui internet, le nuove tecnologie, la disponibilità di beni e servizi di qualunque livello e in qualunque quantità e immediata peraltro, fa sì che ci sia una concorrenza su tutti quanti i fronti. L'unico modo per venire fuori anche dalle difficoltà economiche di un paese è valorizzare le relazioni. Tanto è vero che le aziende oggi insistono non tanto sulla ricerca di nuovi clienti, ma sulla ricerca di nuovi legami di fidelizzazione con i clienti che già posseggono. Stiamo già parlando di fiducia, stiamo parlando di relazioni. Come lo fanno? Cercando di suscitare delle emozioni. Quindi il mio personale punto di vista è che indubbiamente servono sempre e serviranno sempre grandi economisti per il rilancio dell'azienda Italia, ma servono anche di grandi umanisti e filosofi che ci insegnino come recuperare le emozioni, perché nelle emozioni c'è la chiave del successo delle relazioni, e la chiave del successo delle relazioni è alla base anche del successo dell'economia. C'è anche un altro dato di fatto: la Danimarca investe il 7% del prodotto interno lordo in educazione, nel mondo della scuola. L'Italia ancora investe il 4%.
Ma se finalmente ora siamo arrivati a parlare di intelligenza emotiva nella scuola e abbiamo veramente compreso come oggi, agendo dal basso, possiamo soltanto risalire la china nel momento in cui appare davvero difficile pensare di sprofondare ancora più in basso, allora probabilmente siamo sulla buona strada per ricostruirci come persone e anche come azienda. Un episodio che racconto spesso a proposito è che quando io studiavo al liceo classico, come molti dei miei compagni avevo scelto di fare gli studi appunto umanistici perché mi sentivo completamente negato per le materie scientifiche, in modo particolare per la matematica. Avevo un insegnante molto bravo al liceo, che però era un insegnante severo, no? Era chiaramente un genio. Poi con il liceo arrivò un altro insegnante che probabilmente era meno geniale del primo, ma era più simpatico. Sorrideva, arrossiva se sbagliava qualcosa, sembrava umano. E quando le persone diventano umane, quando le persone ci sorridono, è naturale che noi ci identifichiamo con loro, perché noi in fondo sappiamo di avere anche noi le nostre piccole debolezze. Quello sembra essere l'aggancio per identificarsi, per riconoscersi e quindi automaticamente anche per andare meglio. E oggi, sì, ricordo il latino e il greco, ma ricordo bene anche la matematica, al punto che quando poi terminai le scuole superiori mi iscrissi a economia e commercio. Avrei dovuto fare lettere classiche, ma gli ultimi anni mi fecero completamente cambiare le tendenze. Oggi si sa che insegnare con il sorriso attivi delle risorse impensabili negli studenti. Quando lo studente deve recuperare un ricordo relativo al mondo della scuola, naturalmente evoca anche l'emozione che è associata all'apprendimento, che poi viene catalogato come ricordo. Ma se l'apprendimento non è associato a emozioni positive, ma piuttosto a penalizzazioni a causa dell'errore, oppure alla frustrazione di non aver appreso bene, allora ci si rifiuta di recuperare alla memoria anche quelle informazioni. Diverso invece quando si studia in un ambiente di apprendimento che è in fondo fiducia, che ammette l'errore, che sorride, perché le emozioni positive alla stessa maniera rendono possibile la sedimentazione delle informazioni, la concettualizzazione e poi la sperimentazione, cioè creativamente si viene a creare un circuito virtuoso per cui all'improvviso da una nozione di cui qualcuno non sa che farsene quando è appresa male, arrivano invece delle nozioni ben strutturate, no? Da cui ognuno sa astrarre sensi e significati per la propria stessa vita. L'insegnamento è lo stesso. La materia è la stessa, è la modalità che cambia, che però innesca un circolo virtuoso che ha degli risultati eccezionali. Se noi pensiamo che, dati alla mano, i giovani italiani, dati OCSE 2017, sono al di sotto della media europea in fatto di apprendimento rispetto agli altri giovani degli altri stati dell'Unione Europea, allora vuol dire che apprendono male. Quindi vuol dire che non riescono a comprendere i testi, non hanno capacità di interpretazione, di conseguenza non hanno capacità di problem solving, quindi non sono autonomi e sono per forza dipendenti da qualcosa o da qualcun altro. Non si costruisce su questo la fortuna di un paese e soprattutto non si costruisce su questo, sulla dipendenza da qualcun altro, la fortuna delle persone. Allora noi proviamo realmente a fare qualcosa per invogliare le persone a rendersi migliori per se stesse, cercare l'autonomia e perché no, visto che poi facciamo parte della stessa grande famiglia che chiamiamo Italia, davvero per migliorare il nostro paese. Leva sul sistema dei valori personali. Non aspettarsi che gli studenti in una classe possano performare tutti nella stessa maniera.
ammettere che ognuno possa dare il massimo con tutti i limiti personali e anche del momento. E c'è un modo per poter contattare un'intera scolaresca dovendo modulare l'insegnamento, ed è quello di utilizzare gli stimoli creativi, perché non tutti gli studenti magari saranno nella stessa condizione di apprendere bene dallo stesso modo stereotipato di insegnare, l'apprendimento, cioè l'insegnamento dalla cattedra, spiegazione, okay, frontale, io ascolto, recepisco le informazioni. Ma tutti possono apprendere con le emozioni, cioè se l'insegnante riesce a trasferire emozioni anche quando racconta una materia ostica, Gordon diceva che non c'è differenza tra italiano, latino, greco, storia, matematica, perché conta il come si trasferisce l'insegnamento, allora viene contatta dalla sfera emozionale sulla quale ognuno si potrà agganciare per dare il massimo in riferimento alle proprie risorse. Allora l'insegnante saprà che le risorse diranno che in una classe che è una piccola società c'è chi potrà ottenere 100 e c'è chi invece otterrà il suo 100 se avrà ottenuto quello che in termini assoluti potrà considerare 60, ma sarà il suo 100. Mentre aspettarsi di appiattire, di livellare su un livello della standardizzazione del voto può non essere penalizzante, ad esempio, proprio per chi vive delle situazioni di maggiore difficoltà. Io nel libro, appunto, La scuola di intelligenza emotiva, parlo di questo apprendimento multisensoriale creativo, cioè inviare delle stimolazioni, delle informazioni che possano stimolare più sensorialità contemporaneamente, non solo l'udito perché io ascolto, ma mi muovo, cammino, libero l'energia del corpo, contatto altre sensorialità con i miei studenti. Mentre spiego, faccio vedere quello che sto spiegando, perché in questo modo se si attiva oltre all'udito anche alla vista, gli stimoli visivi agiscono anche meglio di quelli uditivi. In quel momento le informazioni raggiungono più da vicino lo studente e soprattutto quando lo studente le può vedere contattano quelle informazioni anche la sfera emozionale. Per poter arrivare a questo, ci sono gli incontri con le famiglie, e oggi si parla anche dell'introduzione dello psicologo scolastico, gli strumenti agli insegnanti non mancano e poi non dimentichiamo che gli insegnanti sono preparatissimi a gestire queste situazioni. Noi infatti, mi preme sottolineare questo, nel momento in cui noi parliamo dello strumento in più, di qualcosa che si può rimodulare, poi ci sono tanti modi per far per arrivare a degli obiettivi, ma per questo esistono le equipe, l'insegnante non è solo, benché purtroppo devo anche dire che si senta un po' solo nella scuola, ecco, per questo vorremmo agire anche con la scuola, non è escluso nessuno da questo processo, c'è la scuola, c'è la famiglia, ci sono i bambini, ci sono gli insegnanti che non sono la scuola è la dinamica istituzionale, l'insegnante è la persona che con la sua umanità agisce all'interno dell'istituzione e ovviamente ci sono le equip che possono lavorare per sostenere ogni tipo di obiettivo che sia di carattere personale se riguarda le dimensioni della famiglia e del bambino e scolastico per quello che riguarda la sua resa in termini di risultati scolastici. Lascerei la domanda a psicologi e medici, o meglio lascerei la risposta a quello. Diciamo che è facile da riconoscere, nel senso che quando si cominciano ad avvertire troppi segnali dello stress, ci si porta il lavoro a casa, crisi di pianto, e notti insonni e altri disturbi dell'appetito, disturbi dell'umore, evidentemente ci sono dei sintomi del burnout. Ma noi parliamo del sintomo dello stress non diagnosticato, non necessariamente del burnout, perché oggi la scuola ha molto
organizza fin troppe attività per l'insegnante, ma si prende cura poco dell'insegnante. Ecco, servono più spazi per prendersi cura del benessere dell'insegnante in attività creative, sono le attività in cui ci si gioca le proprie emozioni, si scopre anche come le emozioni anche di sofferenza possano essere messe fuori e ricomposte appropriandosene affinché non vadano a danneggiare la relazione educativa, perché poi alla fine è quello che accade. Ma quando l'insegnante si accorge che c'è qualcosa che non va? Siccome quando ci si accorge che qualcosa non va può essere addirittura tardi, perché a quel punto bisogna fermarsi, l'unico strumento è la prevenzione. E la prevenzione possibile è star bene, cioè ricompattare le diverse aree della personalità, ricomporre, dicono quelli bravi, l'io all'anima, no? Ricompattarsi nel senso di benessere secondo l'accezione cinese, in cui c'è un'unitarietà della personalità che quando viene a mancare crea il malessere, ci si allontana troppo dalla propria sfera personale, ci si allontana troppo dalla consapevolezza, allora si finisce per star male e quello star male viene per forza amplificato dalla relazione, specialmente quando è così difficile, con tutte le difficoltà di cui noi sappiamo che riguardano ovviamente l'insegnante, per cui il rischio è evidente, giocarsi una relazione educativa che invece chiama l'insegnante ad essere tranquillo, sereno. Sì, ogni pratica di consapevolezza è d'aiuto, ogni pratica di conoscenza di sé, ogni pratica creativa che metta la persona davanti alla propria sfera emotiva. Serve l'attività meditativa, l'attività all'aria aperta, serve la pratica creativa consapevole e in questo senso indubbiamente anche il metodo autobiografico. Tra l'altro, è uno degli obiettivi, quando io faccio la formazione con gli insegnanti, lavorare proprio sulla dimensione del benessere. Perché il benessere dipende da come noi viviamo dentro, bisogna andare a vedere quello che c'è dentro. Attenzione, andare a conoscere quello che c'è dentro. Perché ovviamente, e questo è il caso che si è precisato, non sono mai dei percorsi di terapia, ad esempio, con gli insegnanti, cioè io non sto bene, qui mi curo. No, non è così. Qui prendi consapevolezza del fatto che puoi fare qualcosa. Se va bene questa consapevolezza per risolvere il nodo, ok, è andato bene un percorso di formazione che insegna un percorso di cambiamento. Ma se il malessere continua, probabilmente è il caso che poi ognuno indaghi per proprio conto nelle giuste direzioni. Ma certamente lo strumento della creatività, no? Che permette di mettere in forma creativa fuori qualcosa che prima avevamo dentro, quindi una fiaba che viene scritta porta fuori qualcosa attraverso il potere straripante della parola e tutte le emozioni con cui si accompagna, non diversamente da come accade per un dipinto, per una musica, per una danza, per un'azione scenica. In quel momento è come se diventasse osservabile quello che è fuori. Con la fiaba è ancora più facile, anche con l'arte, perché il lavoro rimane lì. Si crea quindi una distanza. Quello che prima era dentro ora è fuori, c'è uno svelamento, ne abbiamo parlato all'inizio. E quando ci si svela sempre qualcosa che prima era nascosto, no? In questo senso i greci, i nostri maestri, per definizione, parlavano di aletheia, credo che si dica ancora così anche nel greco contemporaneo, cioè qualcosa che non è più nascosto, alfa privativo e lantano. Quindi quello che non è più nascosto, aletheia, tradotto in italiano con verità. Quindi quello che prima era dentro e che adesso è fuori diventa una verità. Ma quello svelamento non deve servire in un percorso come quello sul metodo biografico a dare una risposta, ma a fare una domanda. Perché è davanti alla domanda che si crea il cambiamento. Ecco, il cambiamento accade nel momento in cui noi ci poniamo già la domanda quello di cui ci stiamo riappropriando
condizione che lo riconosciamo come nostro. Per cui, senz'altro, metodo autobiografico, ogni pratica creativa che permetta di giocare con le emozioni, guidate ovviamente da persone che abbiano una formazione adatta anche al gioco con le emozioni, è fondamentale per potersi avvicinare di nuovo alla dimensione del benessere. Se stessimo tutti bene, avremmo una società sana. La verità è che non abbiamo una società sana perché mediamente stiamo tutti, almeno in maniera discutibile.